buonasera a tutti. Raffaella Fanelli ha scritto per molte testate giornalistiche, tra le quali Repubblica, Corriere, Panorama. Ha collaborato con diverse trasmissioni televisive, quali Verissimo, che l'ha visto, Quarto Grado, e poi al suo attivo delle interviste molto importanti. Ricordo quella a Totorina, a Provenzano, a Luigi Guerra, e grazie a una sua inchiesta è stato riaperto il caso dell'omicidio Pecorella. Su questa inchiesta ne ha scritto anche un libro, che poi è stato anche trasformato in podcast, e La strage continua, la vera storia dell'omicidio di Bruno Pecorella. Stasera presentiamo appunto il suo ultimo libro, il suo ultimo lavoro, che ha ucciso Simonetta Cesaroni. Farei leggere un piccolo... Scusate, un po' di silenzio per favore, ci chiedono, grazie. Attraverso il parabrezza percorso dai tergi cristalli mi arriva il riflesso del riquadro luminoso, mentre davanti al vetro incontro luce intravedo il muretto a secco del cimitero di Tarano. Il cancello d'ingresso è ancora chiuso. Spengo l'auto, slaccio la cintura e prima di scendere prendo il mio ombrellino giallo che già solo mi servirà niente sotto la furia del temporale. Un cielo mai visto, fitto di nuvoloni bluastri, che pure non ha fermato la mia intenzione di cercare la tomba dell'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno. È morto davvero? Continuo a chiedermelo da quando la Procura di Roma ha riaperto le indagini sull'omicidio di Simonetta Cesaroni, la ragazza uccisa con 29 colpi di tagliacarte il 7 agosto 1990 in via Poma nel quartiere Prato. Ecco, partiamo proprio da qui. Sei stata l'unica a trovare e a parlare con Francesco Caracciolo di Sarno. Ma chi era e come mai è così importante? L'avvocato Francesco, buonasera a tutti intanto, grazie di essere qui. L'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno era il presidente degli Stelli, dell'AIAG, ed è negli uffici dell'AIAG che Simonetta Cesaroni è stata uccisa con 29 colpi di tagliacarte. A distanza di 32 anni da quel delitto, è arrivata una testimonianza che ha messo in discussione proprio l'alibi dell'avvocato Caracciolo. Eppure mi viene da dire che già nel 1990 quell'alibi era stato messo in discussione. E ho quindi cercato l'avvocato Caracciolo e la tomba in questo caso, perché quando stavano processando la mia Lusco, l'ex fidanzato di Simonetta Cesaroni, l'avvocato Caracciolo era dato da tutti per morto, perché una collega del Messaggero aveva dato questa notizia che era rimbalzata da una testata all'altra senza ricevere smentite. E quindi per tutti ufficialmente era morto questo avvocato e non era stato neanche chiamato a testimoniare. L'ho cercato nella sua tenuta di Tarano e l'ho trovato, ecco. Ho bussato alla sua porta e ci sono rimasta in quella taverna dove mi ha fatto entrare per 40 minuti. Tutti registrati, perché avevo un registratore acceso. E l'avvocato in quella situazione mi ha offerto un accordo, mi ha chiesto di scrivere che era morto e io sono andata avanti con le domande e gli ho chiesto di Simonetta perché sull'agenda di Simonetta c'erano i numeri dell'avvocato Caracciolo, nonostante io continuassi a dire di non aver mai incontrato né mai conosciuto Simonetta Cesaroni. E l'incontro è finito, non è finito bene perché mi ha scaraventata, letteralmente scaraventata fuori. E l'avvocato Caracciolo è un personaggio importante di questa storia, nonostante oggi non ci sia più. È importante quello che all'epoca dichiarò, e cioè che aveva un amico nei servizi segreti. Lo dichiara lui nella registrazione che ho raccolto, perché parla di una querela fatta da questo signore a una donna che disse di averlo visto in via Poma la sera del 7 agosto. Ho cercato quella querela e l'uomo in questione, Michele Finocchi, che è tuttora, che è tutt'oggi ancora in vita. Caracciolo è una persona che, insomma, anche Massimo Carminati entra in questa storia per l'avvocato Caracciolo, perché una delle cassette di sicurezza saccheggiate
da Massimo Verminati, dal Ceccato, della Maddalena Magliana, e proprio dall'ex NAR, è proprio la cassetta di sicurezza dell'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno. Fra le 900 presenti nel cavò della Banca d'Italia, all'interno della cittadina giudiziaria di Piazza del Clodio, una di quelle delle 900 cassette, 147 furono saccheggiate, ma di queste 147 apparteneva all'avvocato Caracciolo di Sarno. Sappiamo tutti che Massimo Carminati per quel furto non ha preso solo dei soldi, ma ha preso documenti, quindi ha preso dei documenti, ci viene a pensare, anche dalla cassetta dell'avvocato Caracciolo. È un personaggio, era un personaggio, secondo una informativa della Digos, un personaggio equivoco, perché c'è un'informativa che ho ritrovato del 93 sul Caracciolo, che lo indicava come persona, come un uomo molto attratto dalle giovani donne, una persona che le infastidiva, che molti amici di famiglia, diceva in questa formativa, quindi questa dichiarazione, che molti amici di famiglia avevano preso le distanze dall'avvocato Caracciolo proprio perché lo ritenevano coinvolto nella vicenda, nell'omicidio di Simone Caracciolo. Nonostante questa informativa, le indagini andarono su Federico Valle perché sulle scene all'epoca comparve questo personaggio, Roland Ferrer, e quindi Caracciolo si è rimasto poi in realtà fuori dalle indagini. A un certo punto abbiamo citato l'alibi di questo avvocato, sì. Perché è stata spostata l'ora della morte di Simonetta, giusto? Sì, anticipata perché in realtà Simonetta aveva ancora dell'esame autoptico, il risultato che c'era ancora della bottiglia nel stomaco della ragazza, quindi l'orario della morte è stato anticipato e ho ripreso un verbale della custode di Largo della Lancia, dove l'avvocato Caracciolo aveva un appartamento, e in quel verbale c'è scritto che l'avvocato rientrò alle ore 18 trafelato con un pacco malavvolto in compagnia di un uomo che lei non aveva mai visto prima. Storia di depistaggi, giusto? Così come una storia di depistaggi, di continui depistaggi, è la storia di Emanuele Orlandi, che ha raccontato Armando Parmegiani. Sì, una storia che conosciamo tutti, come quella di Simonetta Cesaroni. La conosciamo tutti e non la conosce nessuno, perché poi abbiamo sommi capi in trasmissioni televisive, magari qualcuno ha approfondito con un libro. Però in realtà la situazione è molto complessa, stiamo parlando di due casi di migliaia e migliaia di atti che si snocciolano, specialmente per quanto riguarda il mio libro, per circa 40 anni. Era importante, secondo me, importante la prima cosa raccontarla bene, o cercare di raccontarla bene, perché quella è la prima cosa importante, in modo che chi la legge riesce un attimino a capire. E poi, quando me l'ha proposto l'editore, era una cosa che andava avanti da anni che raccoglievo materiale, dovevo trovare il taglio differente, cioè dare un valore aggiunto in teoria, poi se uno ci riesce o meno non lo so, obiettivamente, però uno deve dare un taglio differente, un valore aggiunto, trovare un qualcosa, e credo che ci sia, che non era stato raccontato e non è mai stato visto. Un depistaggio totale di missive e telefonate che viene dall'inizio, probabilmente tutti quanti noi conosciamo Mario, Gianluca, l'americano, via discorrendo, e c'è tutto un filo conduttore che lega, tutto un filo conduttore che porta ai depistaggi. Scusa, la banda della Parmegiana, così come ne ha parlato per il caso della Cesaroni, anche nel caso della Orlandi si è parlato molto della Parmegiana. Allora, intanto iniziamo a dire che siamo a Roma, quindi qualunque persona che noi conosciamo o un amico che stava alla banda della Parmegiana, qualunque cosa che succede, tipo devo condonare il sobbalco a casa, però ho un cugino di secondo grado della banda della Parmegiana. Cioè, quindi diamo il giusto peso. Dopodiché dobbiamo vedere.
là sicuramente c'è una parte molto forte, ma non parlerei della banda della Magliana, perché la banda della Magliana come concetto, è un concetto forse sbagliato, non era così unita, non era una situazione piramidale con il capo, sotto capi, una congrega, era un gruppi che si rispettavano e si spartivano, che è differente. Nell'ambito di questa situazione c'è, ovviamente secondo la mia ricostruzione, un gruppo di persone che agisce, che fa parte della banda della Magliana, sempre tra virgolette, quindi fa parte di alcuni vertici, però la situazione è un po' più grande. Sì. Dipende se dalla banda della Magliana, però in generale come situazione. Lui aveva il suo gruppo di staccini, che però con quelli proprio della Magliana era un po' meno legato, cioè non era, lui era uno dei capi, no? dei più importanti, là andavano avanti più importanti, ma non era una struttura piramidale. E tra l'altro inizia a sfasciarsi probabilmente proprio quando iniziano a non rispettare alcuni patti, come la sovvenzione per chi veniva arrestato, però già da tempo, no? dai pesciaroli di Viale 420 che là inizia, e l'arresto di Mancini che là inizia piano piano una fase di decadenza del gruppo criminale. Allora, volevo dirti, ci sono stati diversi processi per c'è stato il processo da Nora Busco e poi sono stati indagati molte persone, quindi, e ci sono state anche tante vittime di questa cosa. Volevo chiederti appunto del suicidio di Pierino Pietrino Barracone. Tu hai intervistato anche il figlio, insomma, e puoi raccontarci un po' quello che sei riuscita a capire da questa intervista, da questa inchiesta che hai condotto anche su questo suicidio. Grazie. Pietrino Barracone era il portiere della stabile di Via Poma e fu all'inizio arrestato per l'omicidio di Simonetta Cesaroni e rimandato a casa dopo 26 giorni perché non c'entrava più l'avvocato del delitto. Ripiombò nell'inchiesta con l'accusa di favoreggiamento 3 anni dopo, dove l'accusa era di aver aiutato, favorito Federico Vaglia, che invece fu accusato del delitto. Pietrino Barracone si sarebbe suicidato nel 2010, 3 giorni prima di testimoniare nel processo contro Raniero Busco, l'ex fidanzato di Simonetta. Io ho intervistato, come ricordavi, i figli di Pietrino. In realtà ho intervistato Mario, ho intervistato Mirko. Mirko è quello, il ragazzo che trova le tracce di sangue in ascensore 27 giorni dopo il delitto, che ne dica chi condusse le indagini all'epoca, che evidentemente dimenticò, ha dimenticato che le indagini furono condotte male e non solo da voi. Bene, quelle tracce di sangue furono ritrovate in ascensore dal figlio del portiere. E poi ho intervistato Mario e entrambi hanno dei dubbi sul presunto suicidio del padre, perché Pietrino Malacore si sarebbe tolto la vita a Torre Ovo, una località di mare vicino Taranto, la provincia di Taranto, vicino Monacizzo, il paese dove viveva, in 50 centimetri d'acqua in una zona di scogli, quindi avrebbe potuto afferrare una roccia e rialzarsi in piedi, semplicemente alzarsi in piedi per un naturale istinto di sopravvivenza. Non aveva ingerito nulla, non si era stordito con niente, e le autopsie, i risultati di autopsia sono lo mostrano. E avrebbe potuto avvalersi della facoltà di non rispondere, anche questo al contrario di quello che ha dichiarato chi all'epoca condusse male le indagini, e cioè avrebbe potuto fare scena muta perché imputato per lo stesso reato in passato. Pietrino Barracone, secondo i figli, sarebbe stato suicidato, non si sarebbe tolto la vita di sua spontanea volontà. Volevo chiederti ancora, tu hai intervistato appunto l'avvocato Caracciolo di Sarno, anche il fattore dell'avvocato Mario Vaccinati, poi l'ex fidanzato di Simonetta, Raniero Busco, insomma hai cercato e intervistato tanti dei protagonisti di questa storia, anche Salvatore Volponi, che ricordiamo era il datore di lavoro di Simonetta. Cosa ti ha detto di interessante Volponi? Io ho incontrato Volponi, che come ricordavi era il datore di lavoro di Simonetta. Lui ha sempre negato di essere stato in Via Poma prima di quel 7 agosto.
ha detto di avere il numero di telefono, così come lo disse a Paola Cesaroni quella sera quando la ragazza arrivò a casa di Borboni perché cercava la sorella. Disse di avere solo il numero di telefono, però all'epoca c'era il 12, il servizio della SIPO, che forniva, dando un numero di telefono, l'indirizzo. E Volponi quella sera lo utilizzò, il 12, il servizio 12 della SIPO, ma non per cercare l'indirizzo degli ostelli, ma per cercare il suo socio, Ermanno Bizzocchi, che era in vacanza in Calabria. Quindi quando incontro Volponi continuo a chiedere, fino allo sfinimento, il perché lui non avesse utilizzato quel servizio per cercare l'indirizzo degli ostelli e perché avesse al contrario perso tanto tempo, quasi 3 ore, perché arrivarono in via Poma verso le 22:23:30 e sembrava quasi una volontà, insomma aver perso tempo perché qualcuno può aver chiesto quel signore di perdere tempo, ma la dichiarazione più importante arrivò poi da Mario Vanacore durante il processo, perché Mario Vanacore ricordò che quando Salvatore Volponi uscì da quell'appartamento, uscì con le mani tra i capelli urlando "Oddio, oddio, bastardo", quasi si riferisse a qualcuno in particolare, ed è questa la domanda che ha fatto Volponi più volte: a chi si riferiva? Chi era quel bastardo? Scusate, vi lascio. Grazie. Allora, Raffaella ha intervistato le persone coinvolte nel caso Cesaroni. Armando ha lavorato, e che oltre a essere esperto di scena del crimine, insegna criminologia, è stato per molti anni funzionario di polizia e quindi ha lavorato direttamente all'interno del caso della guerra Orlandi, in particolare in un sopralluogo del 2008, in un luogo dove si diceva che la Orlandi fosse stata tenuta prigioniera. Quindi sarei curiosa di sentire le sue impressioni in diretta, anche se sono passati 2 anni. Sì, nel senso, facciamo un piccolo passo indietro sulle domande e torniamo alla banda della Magliana. La banda della Magliana viene, tirata in ballo da Minardi, chiamiamola l'amante del De Pedis, anche se su questo punto alcune persone hanno contestato, il rapporto intimo, soltanto occasionale, poco cambia su questo versante. E la Minardi racconta 2 o 3 episodi particolari nelle testimonianze del 2007-2008 e quindi c'è da fare un riscontro. Una di queste testimonianze era interessante perché parla di un covo appartenuto a una signora il cui marito era comunque un sodale del De Pedis su a Monteverde, parlando di questo covo come una cantina e una grotta dove in teoria, secondo quello che dice la Minardi, è stata segregata per alcuni giorni Emanuele Operandi. Abbiamo fatto il sopralluogo e abbiamo trovato un mondo diverso, cioè un mondo fatto di cunicoli sotto Monteverde, risalenti probabilmente alle cavi di tufo e ai rifugi antiaerei della prima guerra mondiale, dove hanno fatto una cosa molto carina. Ogni volta che facevano un palazzo, chiudevano a sinistra, chiudevano a destra e facevano una cantina. E quindi abbiamo un palazzo moderno con sotto un qualcosa del 1900. E effettivamente ci sono. Questo è un riscontro che abbiamo voluto vedere e constatare. Cioè, ma le indagini del 2008 erano molto approfondite. Il problema grande è che la Minardi, quando parla, quando racconta la sua storia, in quel momento era abbastanza credibile sul discorso di Emanuele Orlandi, che era stata da lei accompagnata a un prelato, però aggiunge un particolare che è singolare, perché dice praticamente di aver preso, stavo con De Pedis a Torbaglianica, vengono buttati dei sacchi grandi dentro la betoniera. Lei insiste quando torna in albergo più di una volta e le dice: è la ragazza più Nicitra. Ma Nicitra verrà sequestrato e scomparirà anni dopo, mi sembra 97-95. Nicitra quindi non poteva essere. È vero che a domanda diretta fatta da noi
La Minardi rispose più o meno così, non è virgolettato: io tutto il giorno ero fatta, sì, oggi ho detto di cifra, ma io quello che dico è vero. Sì, posso essermi sbagliata nel vedere di cifra rispetto, ma tutto quello che dico è vero. Cioè, il punto di Emanuela Orlandi è la credibilità della Minardi, è un atto di fede, o si ha o non si ha. Se si ha, uno segue una certa linea, se non si ha, allora è abbastanza più aperta. Secondo te quanto è attendibile? Secondo me la Minardi è attendibile. Il problema, però vi faccio uno spoiler del libro in particolare, è che il caso Emanuele Orlandi sono due rette parallele. Uno è il sequestro e uno sono le missive, le telefonate, le lettere. Sono due cose totalmente differenti. Ricordatevi i sequestri degli anni 70-80. La prima cosa che facevano vedere era il sequestrato con un giornale. Io contestualizzavo il fatto che stava con me e era vivo in quella data. Non esiste nulla su Emanuele Orlandi. Tutte le missive telefonate non sono, ovviamente spiego il perché del libro, non sono appartenenti a chi aveva in mano la. Volevo chiederti, secondo te quali sono stati gli errori commessi, oltre appunto a quelli che hai già accennato, rispetto alle indagini fatte? Tu hai accennato appunto a non aver preso tutte le impronte di sangue. Quali sono quegli altri che ti vengono in mente, che hai messo sul libro, non ti vengono in mente? Ma gli errori sono stati tanti. Più che altro non sono mai arrivate risposte, e una risposta in particolare che non hanno mai cercato, ed è la presenza di Sergio Costa in via Poma il 7 agosto del 90, fu il primo ad arrivare. Sergio Costa era un uomo del SISDE, stranamente distaccato alla questura di Roma proprio nelle settimane precedenti dall'omicidio di Simonetta Cesaroni. Di lui si è saputo soltanto 3 anni dopo, perché in nessuna delle relazioni redatte quella sera dalle volanti arrivate, che sono state tante, in nessuna compare il nome di Sergio Costa. Sergio Costa era un uomo del SISDE, era il genero di Vincenzo Parisi, capo della polizia, nonché vice direttore del SISDE, negli anni della libera gestione dei fondi neri del SISDE, l'inchiesta che esplode 2 anni dopo la morte di Simone. Ecco, nessuno ha mai capito perché. Perché arrivò quell'uomo? E perché si è saputo soltanto 3 anni dopo di quella presenza? Perché Sergio Costa dice: ero lì perché avevo preso la chiamata, ero al nucleo operativo. Ma chi prende le chiamate, me lo insegnerai, di solito non interviene. Chi prende le chiamate manda le volanti, ma non interviene sul posto. Quindi, questa è una delle tante domande. Non ha mai arrivato una risposta, così come l'attività dell'AIA, degli interessi che c'erano istituzionali in quell'associazione. Finché non si avranno queste risposte, credo che il non ci può essere risolto, almeno finché non si ha la volontà e la voglia di cercarle. Quello che ci segnalano. Riprendo la domanda: quali errori furono fatti nel caso della Orlandi? No, sinceramente è difficile trovare gli errori. Un attimino, adesso ormai siamo abituati, DNA in fronte, che ne ho più neanche non ne metta. Ma quando scompare una persona in mezzo a una strada? 1983, non abbiamo una telecamera ogni 5 metri come succede adesso, non abbiamo il cellulare, non abbiamo un'indagine elettronica. Cioè non è facile, nel senso. Secondo te perché il Vaticano non scattò immediatamente l'allarme? Di solito quando scompare un cittadino in uno stato estero scatta, in questo caso non scattò. Amplio la domanda: perché non sappiamo se il Vaticano scattò immediatamente l'allarme? Non possiamo sapere, cioè il problema è che non sappiamo nulla. Potrebbe essere scattato, può essere che hanno fatto le indagini e non hanno trovato nessuno. Cioè, magari il Vaticano ha fatto la più bella indagine che poteva, con i suoi mezzi. Ricordiamoci che non è la polizia di Stato con 100.000 persone, ma la gendarmeria saranno 40. Magari ha fatto la più bella indagine, però il Vaticano ha
qualcosa, cioè a base la riservatezza, poi possiamo entrare in merito sull'errore della comunicazione, però a livello non possiamo sapere che ha fatto una bella indagine, non sappiamo nemmeno quello che sta facendo, cioè, non critichiamo, non mi sento di criticarlo. E ovviamente visto che intanto inizio a salutare io con il passo, grazie a tutti, grazie a voi, grazie a Arne Roma e niente, ci vediamo la prossima volta se decidono di chiamarmi. Grazie a tutti, grazie.